E ci siamo amici biscotti, io sono Andrea Oreo e benvenuti in questo nuovo video sulla mia serie di Minecraft Hardcore. Let's go, che dobbiamo finire questa fantastica farm. Allora, nello scorso episodio cos'è che abbiamo fatto? Uno, abbiamo esplorato effettivamente anche un po' il mondo perché abbiamo scoperto che, fatemi un po' trigonometrare il dover, dovrebbe essere da quella parte, abbiamo trovato un super villaggino molto 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 interessante. Qui c'è tipo un pezzetto di legno galleggiato, ok. Poi abbiamo iniziato a costruire questa fantastica farm di grano, perché sì, mi ero un attimo scocciato di dover ogni volta prendere il grano a mano, fare tipo quick. Sì, Andrea Oreo, sì, proprio così dovevi fare. Dannazione, tipo tutto così. Iniziava a essere leggermente noiosino, così let's go che ci stiamo inventando questa super mega fantastica farm, che naturalmente potrete anche copiarmi. Perciò direi di continuare immediatamente il lavoro qui da fare. Allora, io direi di togliere questi blocchetti qua che... dannazione, c'è dell'acqua qui. Ok, questi blocchetti qua. Qua come facciamo? Facciamo così, chiudiamo, ne mettiamo uno a questo lato, uno da questo lato, perché così vi faccio vedere che magnifica cosa che mi è venuta in mente mentre la stavamo costruendo, e cioè che effettivamente l'acqua non scavalla le botole, perciò noi potremmo creare questo portalone di botole super giga fantastico che appunto ci permette di camminarci sopra senza che l'acqua ci dia fastidio. Le posso mettere anche sotto? Ah, non lo sapevo. Ok, buona sapersi. Allora mettiamo qui due blocchini momentanei per continuare la nostra super costruzione. Qua chiudiamo il tutto perché queste non ci servono attualmente, perciò togliamole tutte immediatamente. Ok, let's go, perfetto. Poi dovremmo pensare a un qualcosa per coprire anche il di sotto. Il di sotto, fatemi un po' vedere come poter fare. Allora, innanzitutto direi di togliere questi, però qua sotto, ma se io gli metto delle botole anche sotto, magari diventa una cosa un po' carinina. Sì, direi che è quasi carinina, magari le metto anche così perché tanto l'estetica poi non ci importa più di tanto. E naturalmente ha già finito legno, ma porca miseria, porca... Direi che di legno ne abbiamo più che in abbondanza, ma andiamo qui in casetta perché se non mi sbaglio dovrei avere una scorta qua da qualche parte. Ma certo che no. Qua ne ho 16, qua non ne vedo, perciò perfetto. Non qui, intanto naturalmente come in ogni video vi ricordo di lasciare un like perché mi prudeva il naso. No, non mi prudeva il naso in verità, mi prudeva l'occhio. E GG per noi. Ok, abbiamo altre 4 botolozze. Mi sa che dovremmo prendere un po' di questi alberelli, che speriamo che pian piano poi crescano belli, forti e sani. Ok, così e così. Poi dobbiamo mettere anche le botole sotto perché, ok, è già arrivato il momento di prendere tutto il legno. Va benissimo così. Molto velocemente prenderemo questo super legnone, perché in questo episodio voglio assolutamente finire la mia farm di grano semiautomatica, perché comunque allora, per raccoglierla si raccoglie da sola praticamente, cioè nel senso è molto, si raccoglie da sola, cioè io premo il bottoncino e l'acqua viene, cioè l'acqua porta avanti tutto il grano, tutti i semini, e si autoraccoglie così. L'unico problema sta nel piantarle, però abbiamo visto che effettivamente al villaggio ci sono dei villaggeri molto molto interessanti che potremmo quasi sfruttare per i nostri scopi oscuri. Ok, direi che con il legno gesemo, questo, sì, direi proprio che ci siamo, qui stanno crescendo le nostre mucchine, sì, ma direi che è arrivato il momento di dargli un altro po' di cibo. Let's go, where is le mucche, mucca, si sono tutte accoppiate, direi proprio di sì, perfetto, tanto di pane per il momento ne abbiamo già in abbondanza. Ok, let's go. Allora, così intanto vi faccio vedere un po' come creo io le farm, come le faccio, nel senso, quella è una piccola farm iniziale che mi piace veramente tanto perché, vabbè, effettivamente noi abbiamo già le mucche lì che possiamo sfruttare per la carne, però avere anche il del grano di scorta non fa mai male, perciò let's go che continuiamo la super farm. Ok, perfetto, e poi direi di metterne una qui che chiuderemo. Qui togliamo questi che non ci servono attualmente. Sì, non dovrebbero servirci. Dai,
molto velocemente. Non ho una pala, però vabbè, usiamo l'ascia molto molto velocemente. Fatemi un po' mettere dell'acqua. Allora, un blocco qui, un blocco qui, e poi dovrebbe diventare infinita adesso. No, ho sbagliato, blocco qui. Ok, perfetto, è anche carina da vedere. Ma sarà... Io questo buco lo devo dannatamente tappare. Ragazzi, io questo buco lo devo tappare. Porca miseria. Ok. Eh sì, dai, esteticamente è anche carina. Esteticamente devo dire che non è neanche venuta troppo male. Cioè, quell'acqua gli dà quel tocco di bellezza. Sì, di bellezza. Ok, direi di continuare dall'altro lato. Sta venendo un po' di rusghina alla gola, ragazzi. Il freddo qua imperversa. Ragazzi, il freddo qua imperversa, ma noi non abbiamo paura di nulla. Direi di farci la piattaformina anche qui. Qua non mi ricordo fin dove eravamo arrivati, perciò fatemi un attimo vedere. Direi che ci siamo, perfetto. Direi di togliere tutto il legno che c'è sotto perché non ci serve più. Che effettivamente non ci serve più, appunto, cioè nel senso, è che ci sono altri aggettivi da poter usare per dirlo, cioè non ci serve e non ci serve. Non li possiamo recuperare? Mi vuoi dire che sono andati? Ma porca miseria, inizia anche a piovere, inizia anche a piovere, però prima di andarmi a letto volevo vedere, qua è la mia zappetta, se il campo rimaneva arato. Ok, perfetto. Qua ci infiliamo qua sopra molto sneaky sneaky. Dai, campo, arati tutto. E visto che ci siamo, visto che ho già i semi in mano, direi che quasi quasi potremo già piantarli. Ok, non è velocissimo a piantare, però va bene così. No, no, sì, dai, è veloce. Devo solo prendergli il ritmo di piazzamento. Ok, ci servono altre cose, ma mi sa che vado un attimo a dormire per vedere se questa tempesta finisce, perché porca miseria, si dà fastidio. Nice. Questo intanto vi ricordo che è il suono per ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciare un bel likeino e commentare con tutto quello che volete commentare. Del tipo ciliegio, ciliegioso, let's go. Ok, qui abbiamo raccolto questo, perciò direi di prendere anche tutto il resto del legno perché a quanto pare ce ne serve veramente, veramente tanto. E poi magari in futuro potrei anche ingegnarmi per fare una qualche farm di legno un po' carina. Una qualche farm di legno un po' carina. Però è da ragionare, ragazzi. È da ragionare perché il legno ha questa randomicità che un po' mi sconquassa. Però va bene, ci ragioneremo, ragazzi. Ci ragioneremo. Poi magari anche trovare dell'altro legno un po' più bello. Forse potrebbe essere una cosa molto GG. Ma attualmente abbiamo solo questo. Perciò ci accontentiamo di questo. Ok, direi che dovremmo esserci col legno, poi magari dopo ripianto tutti gli arboscelli, perché sennò poi rischiamo che la nostra farm finisca per sempre. Ok, dimmi che adesso posso dormire. Let's go. Ok, in teoria la pioggia dovrebbe essere finita. Pioggia, finisci. Nice. Nicerissimo. Ok, mettiamo questo, trasformiamolo in questo, facciamo così e facciamo un sacco di botolozze per continuare la nostra super farm. Allora, noi eravamo... Ma che poi... Ok, noi facciamo... Ah no, però poi... Ma porca miseria. Ok, non esiste un metodo per recuperare quella roba lì. Perciò direi che facciamo così. Togliamo la parte sotto e quello... Che sono botole. Le botole si aprono e si chiudono. Andrea, non fare questi fail così, così fail così. Per favore. Por favor. Mettiamo anche questo piano qui che dovrebbe essere l'ultimo che ci rimane. Non mi ricordo se sono arrivato fino a qui, sì, perfetto. Poi dobbiamo mettere anche la parte di sotto, fatemi, voglio farla un po' speculare, aspettate che qui sennò rischio di non riuscire a passare, dannazione. Allora, ho una, ditemi che ho una pala, ditemi che ho una dannata pala, prendiamo un po' di terra perché quel buco inizia a darmi veramente, veramente fastidio. Mi dà veramente sui nervi, perciò togliamo un po' di terra qui, tanto prima o poi dovrò spianare, perciò let's go. Prendiamo anche questi ultimi 4 blocchi. Perfetto, dov'è? Vieni a me, terra, perché qua abbiamo un lavoro da fare ed è un lavoro molto importante. Ok. Tu naturalmente ti vuoi mettere storto, ma va bene così.
Anche quello si vuole mettere storto, ma va bene così. Mettiamo gli ultimi blocchini, togliamo questo. Ok, adesso sì che ci si lavora bene. Magari facciamo un'altra fila, giusto per sicurezza, perché conoscendomi io ci cado di nuovo. Perfetto. Ah, adesso sì che è comoda. Adesso sì che è veramente comodo lavorarci. Allora, dobbiamo mettere una botola qui e chiudere. Perfetto. Togliere tutte queste qua. Sì, direi di toglierle tutte. Perfetto, perfetto, perfetto. Togliamo tutto. Dobbiamo togliere anche questa e togliere anche questa. Direi di sì. Aspettate, aspettate. Ne siamo proprio sicuri? Ne siamo proprio certi, certi, certi? Allora, togliamo sta roba, togliamo questa roba che è in più e inizia a darmi fastidio anche questa. Allora, fatemi vedere un po' dall'altro lato come l'abbiamo gestita. Siamo arrivati fino al bordo del muretto, perfetto, perciò dobbiamo arrivare anche con questi al bordo del muretto. Perciò. E dannazione. Così. E così. Sì, ci siamo, amici biscotti. Ci siamo, è arrivato il momento. Magari con lo shift attivo forse anche un po' meglio. Dai, piazzami tutte le botoline. Questa dovrebbe essere l'ultima. Direi perfetto. Poi sfruttiamo questo buco infame che mi dà fastidio per rimpolpare d'acqua anche questo lato qui. E poi acqua infinita, perfetto. Questo cosa dell'acqua infinita è, cioè, è fantastica. È veramente, veramente fantastica. Anche se effettivamente. Poi. Devo anche grattare il naso. Oggi è il giorno in cui mi devo grattare tutto. Sarà che non mi sono sistemato perfettamente i baffi. Sarà per un motivo o per l'altro. Qui prendo un blocco di legno che possiamo recuperare. Qua ci si sale molto easy peasy lemon squeezy. Qua sta già iniziando a crescere. Let's go. GG. Cosa stavo dicendo? Cosa stavo facendo? Ah, dobbiamo fare una piattaforma. Fortuna che ho fatto un sacco di scale che potrebbero esserci molto molto comode. Dovrebbero essere tipo qui. Anzi, qui. Però magari le possiamo fare di un altro colore. Fatemi vedere se ho dell'altro legno da poter usare. Direi sì. Usiamo la betulla, visto che abbiamo anche quella. Usiamo anche quella. Non ne facciamo troppe perché non me ne servono troppe. 12 sono più che sufficienti. E facciamoci una bella piattaforma. Facciamo una cosa così, così mi porto la crafting table anche dietro. Ok, una bella piattaforma qui per appunto quello che è il pulsantone di attivazione. Allora, fatemi un po' ragionare. Magari possiamo usare. Fatemi un po' ragionare. Se facciamo tipo una cosa un po' più carina, così. Non ne volevo fare 20, ma va bene così. Se io faccio tipo così. Poi ne piazzo un'altra qui. Sì, dai, è quasi carina, è quasi carina. Così. Sì, perché tanto poi effettivamente. Ma porca miseria, le botole che si aprono. Effettivamente lì non ci dobbiamo proprio andare, perciò. Ne mettiamo due anche qui. Sì, mi gusta questo gradino non gradino. Magari togliamo questi di sotto giusto per dare un senso di estetica migliore. Ok, nice. Anzi, no, potremmo fare tipo una cosa così, qua no. Così. Così diamo anche un po' di tridimensionalità. Interessante, molto molto interessante. Dai, mi gusta quasi. Ne piazziamo un'altra qui e un'altra qui e poi un'altra qui e un'altra dall'altro lato. Effettivamente usare le botole come passerella è una cosa a cui non avevo mica mai pensato. Una qua sopra e una. Perché qua ce ne sono due in alto? Allora, fatemi un po' ragionare. Mettiamo una qua sotto, togliamo questa di sopra, che esteticamente è un po' bruttarella. Qua ne mettiamo una sotto e qua ne mettiamo una sopra. Fatemi vedere com'è venuto. Dovrei farne una fila anche qua dietro, però attualmente non ho le botole classiche, perciò direi di usare queste qui. Magari facciamo una fila molto easy così.
E ci sta come passerella, ci sta. Poi calcolando che dovremmo arrivarci da quel lato lì, direi di fare una cosa tipo così. Allora, qui gli facciamo la passerella così, continuiamo di due. Naturalmente ho finito il materiale, ma fortuna che mi sono portato questa crafting table qui. Così, così. Poi magari lo ripetiamo anche dall'altro lato. No, vabbè, ci pensiamo dopo con calma. Così. Poi, dove sono i miei scalini di betullina? Perfetto. Allora, li dobbiamo piazzare. Fatemi vedere. 1, 2 e 3. Dove, in teoria, qui. Nice. Accetta, molto veloce. Togliamo questa. Mettiamogli così, così. Direi che va bene così. Poi mettiamo un blocco qui per posizionarci meglio, uno qui e uno qui. E aggio sbagliato le proporzioni. Signor, aggio sbagliato veramente le proporzioni. Va bene, va bene, va bene. Però adesso abbiamo capito come deve venire. Perciò, è perché è alto solo due. Ok, perciò in teoria qui. E poi qui gli va il secondo blocco. Fatemi vedere. Sì, perfetto. Perfetto, così e così, così ci si sale sopra molto semplicemente. Togliamo i blocchi in eccesso. Qua vogliamo chiudere con delle botolozze, che naturalmente mi mette dal lato sbagliato. Naturalmente mi mette dal lato sbagliato, perciò faremo un po'. E mi ha messo anche questa dal lato sbagliato, porca miseria. Allora, così, e la chiudiamo. Sì, direi che ci sta, direi che ci sta. Spostiamo la crafting table qui. Trasformiamo tutto questo in botole di betulla. Perciò qui e si apre. E poi devo mirare bene qui e si apre. Perfetto. Qui e poi qui che si aprono. E poi altre due sopra che si aprono verso l'alto. Uno e due. Poi magari di dietro lo facciamo con calma. Sì, mi gusta, mi gusta. Magari potremmo fare anche una cosa così come parapetto. Un bel parapettino per evitare di cadere. Ma sì, ma ci sta quasi, ci sta quasi. Naturalmente sto finendo. Porca miseria, sto finendo la betulla, ragazzi. Signori, abbiamo un problema. We have a problem. Direi di andarla a prendere molto molto velocemente. Ok, rieccomi con la betulla. Molto velocemente la trasformiamo in legno di betullina. Facciamo altre super botolone. Perfetto. Sta arrivando la notte, perciò mi sa che è arrivato anche il momento di dormire. Perciò mi taglio su taglio. Porca, mannaggia, mannaggia, porca. Va bene così, va bene così. Ok, il giorno è arrivato. Finiamo almeno la rampina lì, perché così l'abbiamo finita e siamo perfetti. Qui ci facciamo il nostro. Ma seriamente me l'hai messa dal lato sbagliato? Ma seriamente me l'hai messa dal lato sbagliato? Ma porca miseria, devo far così, ho già capito. Un altro blocco, così sono più tranquillo nel piazzarli. 1, 2 e 3. E poi le apriamo tutte. E poi magari qui come ce la gestiamo? Qui la facciamo così, così. E poi di qua andrà il secondo parapetto. Perciò magari se non ti chiudi forse è quasi meglio. Ok, perfetto. 1, 2 e 3. Sì, vedete, vedete, è proprio perfetto, ragazzi. Porca miseria, mi sa che questo lo dovrò finire nel prossimo episodio, ma va bene così. Intanto la farm è praticamente finita. Ci manca solo un bel pulsantone. Fatemi vedere, un bel pulsantone di betullina. E let's go. Let's go, amici biscotti, che abbiamo finito. Abbiamo finito anche questa farm, quasi. Ok, adesso vorrei farvela vedere, ma mi sa che devo aspettare tipo tot secondi, tot minuti che qua cresce tutto, perciò ci vediamo fra 3, 2, 1 e let's go amici biscotti. Ok, spero che la transizione sia venuta bene, perché effettivamente ho perso un po' il timing di quello che era, cioè nel senso è passato un po' di tempo e non mi ricordavo veramente dov'è che mi tuffavo, ma comunque let's go amici biscotti, il grano è tutto cresciuto, perciò attiviamo il pulsantone.
Effettivamente non avevo pensato a questa cosa. Ed effettivamente qui ho sbagliato di un blocchetto. Ah, ok, ho sbagliato di un blocchettino. Va bene, va bene, va bene. Però sentire, lo togliamo. Ok, perfetto, perfetto così. E anche qui ho sbagliato di un blocchettino. Cioè, proprio un singolo blocchettino mi si è mangiato. Un singolo blocchettino mi si è mangiato. Va bene, va bene, va bene. Va bene, però, signori. Disattiviamo l'acqua. Andiamo nella cesta e raccogliamo i frutti del nostro. Nice! Che fantastico fail! Ma ragazzi, questo fail è voluto perché così vedrete nel prossimo episodio la super farm che funziona. Come in ogni video, ti ricordo di lasciare un bellacchino e iscriverti al canale per non perderti nessuno dei miei gameplay. Ci vediamo al prossimo video e ciao ciao, amici biscottoni!